di quella che si è progettata a Polesine Camerini, una cosa che emette 10 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno, qualcosa che emette come 2.800 tonnellate di ossidi di zolfo e 3.700 di ossidi di azoto, praticamente come 10 volte la città di Milano o 3,5 milioni di automobili, tutte qua. E allora passo a chi ha già questo mostro vicino, passo la parola a chi ha già questo mostro vicino a casa. Buonasera a tutti e vi abbraccio tutti perché siete tantissimi. Noi sono 3 anni che, anzi mi presento, vengo da Civitavecchia e rappresento il movimento No Coc Alto Lazio, il coordinamento nazionale No al Carbone, perché cerchiamo di stare tutti insieme su una vertenza che oggi siamo felici che è diventata nazionale. Non siamo soltanto dei comitati, siamo una vertenza nazionale. Fermiamo il carbone, deve diventare da oggi in poi una vertenza nazionale per tutti e invito gli organizzatori a voler fissare subito un calendario per la prossima manifestazione nazionale che dovrà accadere ogni anno. Mi auguro che questo sia soltanto l'inizio e la prima manifestazione. Fermiamo il carbone. Io vengo da Civitavecchia, una città che è già 3 anni che vede il carbone, che vede fumare quella centrale maledetta. Avete visto il manifesto che ho portato? Noi abbiamo veramente un'aria di merda, questo abbiamo. Volevamo farvi sapere che purtroppo, come è successo già da noi, qualcuno cercherà di monetizzare il vostro sì al carbone. Ditelo ai vostri sindaci che non c'è prezzo per dire sì al carbone. Se sì al carbone vuol dire perdere l'agricoltura, il turismo, la salute, la dignità, non c'è prezzo. Il nostro sindaco di una città vicino a Civitavecchia ha preso 14 milioni e 500 mila euro pensando di fare l'eroe. In 3 anni sono stati spesi e non c'è rimasto niente, non c'è traccia, perché lo ridiciamo, il carbone prima di inquinare l'aria inquina le coscienze, inquina la politica e noi siamo soltanto delle vittime. Scusate, ma qui c'è una battaglia che dura da anni e c'è gente che veramente ancora sta lì a cercare di fermare, perché l'inquinamento di una città come Civitavecchia è una vergogna per l'umanità. Voi dovete venire a vedere che cosa succede di notte, perché l'accendono di notte, si vergognano di farla vedere di giorno, perché il carbone pulito non esiste, esiste solo il carbone nero che quando fuma è nero. Non voglio prendervi il tempo, volevo solo lanciare un appello. Noi, e qui faccio parte del popolo inquinato, io vorrei provare anche una speranza. Purtroppo il sistema energetico italiano è schizofrenico, consente di fare energia rinnovabili e consente di fare energia da fonti fossili. Noi sappiamo bene che nessuno vuole fermare coloro che producono energia sporca, ma per noi è una speranza sapere che non saremo costretti a vivere in schiavitù energetica, perché a Civitavecchia sono 50 anni che abbiamo schiavitù energetica, di avere una speranza. E qui mi rivolgo alle forze buone, coloro che speriamo possano proporre una legge o qualcosa che a noi ci tutela molto più di quello che succede oggi. Cerchiamo di e speriamo di poter dire che ad ogni kilowattora di energia verde aggiunta a questo sistema schifoso possa venire meno un kilowattora di carbone e di olio combustibile schifoso, perché il popolo inquinato possa avere una speranza che domani una centrale possa chiudere invece che aprire. No al carbone. Grazie.